Buon pomeriggio, eccoci, andiamo a fare danni. Ti è piaciuto il balletto che abbiamo fatto col boccale della birra? Sì, con quel parruccone. Allora seguiteci, perché oggi faremo una cosa molto particolare. Però non vi diciamo niente, intanto vi diciamo solo che andiamo a prendere la metro. Intanto andiamo alla stazione Termini. Io mi fido di mia sorella che mi porta non lo so dove. A occhi chiusi proprio. Lei viene presso me a occhi chiusi. Io vado a occhi chiusi, così andiamo a sbattere. Andiamo alla stazione Termini. Noi diciamo che andiamo da una parte, poi cambiamo direzione. Allora, dobbiamo arrivare esattamente a Viale Libia. Ecco. Giusto? Però poi, se succede qualcosa, che troviamo qualcosa più interessante, abbiamo in mente di fare una cosa a Viale Libia. Per cui seguiteci. Raccontiamo che stavamo sulla metro giusta. Raccontiamo che noi Ionio, le comiche a noi ci fanno un baffo. E noi siamo scesi dalla metro Ionio, che dovevamo arrivare a Viale Libia. Siamo scesi a Piazza Bologna. Che non c'entra niente. Perché mia sorella pensava che c'era una terza metro che da Piazza Bologna ci comunque portava a Viale Libia. Vi siete mai sbagliati voi? Ecco, io sì, I negozi dove lavoravo io erano 40 anni fa, sono morti. Che già all'epoca c'avevano 70 anni, ormai. Sono 5 scale. 5 scale. Non ce la faccio più. Ecco. Ritorniamo indietro e rifamo. No. Abbiamo sbagliato, sono 6. 6. Ed ecco che ci troviamo, ecco, quasi a Viale Libia. Quella è la chiesa di Santa Merenziana, che ti ricordi ci andavamo, Monia? Sì. Questa è Viale Libia, lì giù abbiamo preso la metro. E adesso andremo a Via Nemorense 179. Tu lo sai che cosa c'è di particolare, Monia? Devi sapere che c'è una pasticceria che vende un dolce che era amato dalla regina Elisabetta, Monia. Lo sai? Con mille foglie. E quindi noi lo andremo ad assaggiare anche in suo onore. E quindi andiamo a mangiare. La regina faceva la mano così. Sì, ecco. Ci troviamo qui in Via Nemorense e sto andando verso la pasticceria Cavalletti, che è famosa per il suo mille foglie. E pensate che da 70 anni è il simbolo proprio di Roma nel mondo col suo mille foglie, e è nata nel 1951 in Via Nemorense. È una vera e propria istituzione. Ma la pasticceria Cavalletti ha avuto un'affezionata e prestigiosa cliente, che era la regina Elisabetta. E si riforniva ogni anno anche la stessa sovrana inglese. La bottega, che è un laboratorio che si trova nel quartiere Trieste, è stata aperta nel 1951 da Sergio Cavalletti. Nel corso degli anni si è affermata proprio tra le migliori d'Italia, ricevendo anche diversi premi. A fargliela assaggiare per la prima volta fu un ambasciatore britannico in servizio a Roma, racconta Walter Luzzi, pastry chef di Cavalletti dal 1996, e da quel momento ogni anno una delle nostre torte mille foglie veniva spedita direttamente a Buckingham Palace. Adesso noi andiamo ad assaggiare questo mille foglie che assaggiava anche la regina. Deve essere questa, Monia. Andiamo a vedere, ma che domenica siamo? Una torta intera. Ma no, una mille foglie dovrebbe essere pure una pastarella. Buonasera. Che c'è un mille foglie, mo non so se è una torta o anche una pastarella che si mangiava la regina Elisabetta, che amava tanto. Ah, sono queste, è proprio una torta intera. Mamma mia, cioè questa qui è proprio la forma reale, l'avete inventata voi? Cappello della regina? No. Monia, la dobbiamo venire a prendere per compleanno mio questa, io la voglio prendere, sì. Bisogna prenotarla prima, magari posso ok, che pastarella, io volevo assaggiare una pastarella vostra buona. Cosa è fatta questa, infatti questa mille foglie? Pane e zappaione. Basta? Ti porto che cappuccino. Ah, con le fragoline. Allora, ci prendiamo due di queste che assaggiamo, poi una alla frutta. Mette due babà. Ma io non ho io il babà. No, lei no, un babà allora. E no, un basta, minion. Io uno di questi. Mamma mia, questo qua con la crema. Monia, il 21 marzo io voglio brindare con la torta della regina. Queste va bene, non sono quelle della regina, ma il composto di questo, che ha detto zabaione e panna, è lo stesso fatto dentro al mille foglie. Assaggiamo l'impasto di questo beignet. Buonissimo.
ha un buon gusto la regina Elisabetta. Venite che ne vale la pena. La sa che è piccola. Guardate quante ordinate, cioè non vi voglio di niente, queste sono tutte tutte ordinate. Pure questo è il fatto di babà. Ecco, adesso assaggio il babà. Mamma mia, ma ha assaggiato un babà così, eh? La riprendi? Lei riprende solo lei. Allora. Questa la frutta è spettacolare, friabile la frolla, la crema. Ma questo è il babà, guardate il babà, boh, non so quelli come sono napoletani, che li assaggeremo, ma questo è pieno di liquore. Questo è un vigna di San Giuseppe, un mini vigna. Ecco, questo è quanto abbiamo pagato, 4 euro. Del Mont Blanc, immaginate pure com'è. Il Mont Blanc è la torta della regina, eccola, il famoso mille foglie. Ancora, guardate, mi lecco i baffi. Veramente, è balza la pena. Mona, tu pensa che la regina ha mangiato, non abbiamo assaggiato il mille foglie. Ma loro da qui mandavano la torta alla regina. Eh sì, a Buckingham Palace spedivano. Lei, proprio quando è venuta in Italia, quello è il dolce più amato da lei. Quindi Anzi, noi abbiamo assaggiato. Cara Elisabetta, la figlia dell'amore e le sister, ti salutiamo e io per il mio compleanno vorrò assaggiare il dolce che tu amavi tanto, vero Monia? Vabbè, ma mi stai dicendo al cielo. Certo, al cielo, certo. Bisogna continuare con le tradizioni. Certo.